Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, questa serie speciale di tre puntate, anzi puntatone, dal colore di retrocomputing. Parleremo brevemente di microprocessori, in particolare di microprocessori storici, ossia i tre pilastri giganti ad 8 bit e 24 e 32 bit che hanno segnato la storia del segmento home computing. Il microprocessore 68000 fu un microprocessore CISC a 16 e 32 bit. Fu progettato da Motorola nel 1979 come primo esemplare di una lunga famiglia di microprocessori. 68020, 68030, 68040, FPU 68881, 68882, eccetera. Il software che lavora con il 68000 è solitamente compatibile con tutti gli altri microprocessori della stessa famiglia. La prima versione del 68000 fu presentata al mercato nel 1982. Doveva competere commercialmente contro Intel 8086 ed Intel 80286 e eventualmente i loro successori. Inizialmente il Motorola 68000 aveva 8 MHz di clock, che per i tempi era una frequenza di lavoro molto elevata. Motorola ha poi cessato la produzione del 68000 solo nel 2000, anche se continua a produrre vari suoi derivati come microprocessori a 32 bit. Il 68000 aveva inizialmente un bus dati a 16 bit, anche se aveva registri a 32 bit. I progettisti ipotizzarono che il costo dell'hardware sarebbe sceso e che la soluzione a 32 bit avrebbe pagato. Infatti il successore del Motorola 68000, ossia il 68020, aveva il bus a 32 bit. L'ALU del 68000 era a 16 bit, ma il 68000 gestiva indirizzi di memoria a 32 bit, mentre Intel 86 aveva una gestione solo a 20 bit. Per venire incontro alle esigenze di mercato, inizialmente la Motorola ebbe a prevedere tre tipi diversi di 68000: un 68000, diciamo, classico, dotato di bus dati a 16 bit ed un bus indirizzi a 24 bit, ossia 2 alla 24 bit di spazio di indirizzamento, pari a 2 mega di RAM massimi indirizzati linearmente. Il 68008 con bus dati a 8 bit ed un bus indirizzi a 18 bit, quindi 2 alla 18 bit di spazio di indirizzamento pari a soli 32 KB di RAM massimi indirizzabili linearmente. Il 68020, che aveva un bus dati ed indirizzi a 32 bit, quindi potenzialmente in grado di gestire uno spazio di indirizzamento di 2 alla 32 bit, ossia 512 MB di RAM. Tutte e tre le varianti del 68000 furono progettate per essere processori ad usi generici. Il più utilizzato fu ovviamente il 68000 e poi successivamente il 68020. Da Commodore per Amiga, da Atari, da Apple e tantissime console di gioco come Sega Genesis, Sega Mega Drive, Atari Jaguar, Neo Geo e tantissimo hardware da sala giochi utilizzarono il 68000 e il 68020. La CPU 68000 ha i seguenti registri, tutti a 32 bit, 8 registri di uso generale per i dati da D0 a D7, 8 registri per gli indirizzi da A0 ad A7, un registro di program counter a 32 bit, uno stack pointer S a 32 bit, infine uno status register che però è a 16 bit. Tutti i registri dati sono di uso generico, non ci sono registri specializzati. Il set di istruzioni del 68000 è composto da 56 comandi, la cui dimensione minima occupa, assieme al dato o l'indirizzo da manipolare, operandi aggiuntivi che vanno inseriti nelle istruzioni di comando. Molti progettisti ebbero a ritenere che il set di istruzioni del 68000 aveva un'elevata densità di codice,
assimilabile a quello generato da un compilatore, e questa fu la caratteristica alla base del grande successo e della longevità dell'architettura 68000. Il 68000, quanto i suoi chip derivati, hanno due livelli di privilegio, il livello utente e il livello supervisore. Un programma eseguito a livello utente ha accesso a tutti i registri, esclusi quelli per la gestione delle interruzioni. A livello supervisore non ci sono limiti di accesso ai registri, la modalità di esecuzione è infatti determinata da un bit del registro di stato. Questo è un notevole vantaggio proprio del 68000, che ha anche due stack pointer distinti, uno per ad uso del supervisore e l'altro per l'uso dell'utente. Questo permette di realizzare nella programmazione la protezione dei sistemi operativi, impedendo che applicativi che girano sopra il sistema operativo in modalità multitasking possano andare ad incasinare e quindi far crashare il sistema, andando a invadere lo spazio di RAM che sarebbe invece destinato al sistema operativo. La CPU infatti gestisce 7 livelli di interrupt con priorità diverse, in modo da massimizzare la capacità della CPU di lavorare in multitasking, segmentando le unità di tempo di lavoro della CPU tra pezzi di memoria in cui giacciono istruzioni di comando che appartengono al sistema operativo e sue periferiche che hanno alta priorità, oppure degli applicativi che invece hanno priorità minore. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.